Un accordo per la consegna gratuita dei farmaci a persone affette da diabete in Campania è stato siglato a Benevento nella Rocca dei Rettori tra la City Trans e l'Associazione Diabetici dell'Italia Meridionale. Sono circa 2.000 gli iscritti all'ASDIM, la sigla dell'importante accordo nel corso di un incontro a cui hanno preso parte anche Antonio Di Maria, presidente della provincia di Benevento, e Clemente Mastella, sindaco del capoluogo sannita. L'accordo prevede la consegna dei farmaci tramite un corriere specializzato su richiesta degli associati ASDIM che non abbiano possibilità di accedere al farmaco o di acquisire comunque i medicinali per motivi di salute o di condizioni di vita e di famiglia, come conferma la rappresentante della società di consegna Alessia Perna. Abbiamo ricevuto l'invito di questa associazione sicuramente in prima istanza perché ci ha emozionato moltissimo. Ci sentiamo sensibili alle esigenze del sociale, alle esigenze di tutti i componenti di questa associazione. Abbiamo deciso di offrire ciò che potevamo offrire, che è praticamente la consegna gratuita innanzitutto a livello regionale del farmaco e di quant'altro possano avere bisogno i componenti dell'associazione. Il servizio viene fornito e garantito su tutto il territorio regionale della Campania per gli associati, fatta eccezione in quelle realtà dove già esiste ed è organizzato un tipo di assistenza simile e gratuita. Il servizio comunque rispetterà l'ambito territoriale delle farmacie, secondo la residenza stessa dell'associato, il presidente di ASDIM, Anni Rossi. È un'importante operazione, è un'importante iniziativa che dà speranza a gente che purtroppo oggi è emarginata e vive in situazioni di precariato. Ho fatto la richiesta a numerosi corrieri, la City Trans ci ha risposto, ci ha dato la sua piena disponibilità e quindi un applauso alla City Trans e alle istituzioni della provincia di Benevento, il comune di Benevento che ci stanno vicino. Stiamo lanciando un bellissimo messaggio, quello che con le istituzioni vicino si veramente si può rivoluzionare il mondo.